Buonasera a tutti quanti, grazie per essere tornati qui. Ormai ci diamo appuntamento sempre qui al solito posto. Lo so che il caldo è atroce, però noi troviamo sempre un modo per rinfrescarci parlando di libri e incontrandoci con gli scrittori. Anche perché se uno non legge in estate, quando può leggere? Allora, oggi noi presentiamo il libro del giornalista Antonio Cannone. Sì, l'inverno qui è tanto lungo anche, però c'è di bello che almeno in estate si ha un po' più tempo libero. Chi non lavora ha più tempo libero in estate. Oggi presentiamo il libro di Antonio Cannone. Il romanzo è un pulp, cioè, e si chiama Gli intrusi. Ed è un libro da una tematica molto particolare, perché sull'importanza estrema, sempre più pesante e preponderante che hanno i social network e in generale comunque tutte le tecnologie nella nostra vita. Non tutti, però i ragazzi della mia generazione soprattutto, appena si svegliano al mattino, la prima cosa che cercano non è la persona accanto a loro, ma il cellulare per controllare le notifiche su Facebook. L'ultima cosa che si fa è controllare le email sul telefono prima di andare a dormire. Cioè, una cosa che non smettiamo mai di fare continuamente. Perdiamo probabilmente il 50% del nostro tempo scorrendo le pagine sul nostro telefono, sul nostro cellulare. Stiamo perdendo molto di più i contatti umani. E questo è un romanzo soprattutto su questo. Su, per l'appunto, la tecnologia che ci sta divorando, e chi resta fuori è un tipo di personaggio da controllare, perché non è più la normalità. La normalità è da quelle persone che camminano, cioè che non parlano più quando entrano in un bar, ma stanno lì a guardare, a scorrere le notifiche sul cellulare. Quindi è anche per questo, diciamo, per questo motivo che ho voluto così tanto questo incontro questa sera, per parlare di un tema che c'è non vicino, ma quasi interno. Modera la giornalista Daniela Tavella e io lascio davvero la parola adesso ai nostri ospiti. Grazie. Grazie a Chiara. Io cedo subito la parola a Daniela. Naturalmente ringrazio Chiara per il lavoro che sta facendo a Tropea. Tropea, insomma, è la capitale del turismo. Io da bambino ci venivo sempre, io sono di Lamezia Terme. Tropea per me ha rappresentato un pochino anche una seconda città, nel senso che io ho vissuto anche qui per un anno, ho fatto la quarta elementare qua, quindi ho dei ricordi abbastanza belli, diciamo, della mia infanzia. E niente, parleremo di quello che diceva prima Chiara, ma ovviamente con il contributo di una mia collega che sicuramente saprà come introdurre questo argomento. Buonasera a tutti, grazie Antonio, grazie Chiara, ringraziamo anche per questo spettacolare evento, perché ci aiuta anche a conoscere non solo gli autori ma anche dei libri nuovi, aprirci comunque ad un mondo differente che magari è il classico libro che si vede sullo scaffale e non si acquista perché non si è incuriositi o per qualunque altro motivo, perché magari a volte si è settorializzati. Gli intrusi, vorrei iniziare a parlare soprattutto del sottotitolo Fascino Mortale. È un libro particolare, come già annunciava Chiara, dove praticamente si parla di come si è in un mondo forse un lontano ma non tanto della nostra civiltà, dove gli esseri umani non hanno più neanche contatti, gli affetti non esistono più, neanche all'interno delle stesse famiglie. Si va in vacanza per rimanere chiusi in una camera d'albergo, ognuno davanti al proprio iPad, cellulare o computer. Quindi immaginate che scenario un po' apocalittico ci possa essere. E vediamo come due persone, due ragazze, all'inizio proprio il primo capitolo di questo libro, si amano, ma non capiscono neanche che cosa sia veramente questo amore. Vivono una relazione strana, che vivono tra parentesi attraverso una finestra sul mondo che è la loro televisione, il loro computer, che un giorno recepisce una conversazione, si sa, un debug, qualche piccolo cortocircuito in qualche telecamera interna di qualche strana stanza dove alcune persone manipolano il mondo, e scoprono una cosa, una realtà veramente terrificante, che sarà poi il perno centrale di questa storia. Sono due ragazzi che si trovano smarriti e non sanno neanche a chi chiedere aiuto, se non a una persona, un personaggio che sembra all'esterno di tutto, ma che in realtà forse è il collante di questa storia, che è un uomo sulla sessantina di anni, è solitario, un Lucas, un uomo che cerca di
di unire anche, di vedere questi figli, questi due ragazzi come se fossero dei figli, e soprattutto rispecchia la sua vita in questa di questi ragazzi, perché pensa che loro possano vivere quello che lui non ha vissuto. Naturalmente è un libro particolare che è incentrato soprattutto sulla comunicazione, o meglio sulla non comunicazione che esiste nel prossimo futuro, cioè quello, l'alienarsi all'interno del contesto societario e umanitario mondiale. Vediamo come comunque sempre al vertice c'è qualcuno che manovra e non vuole che la gente prenda coscienza di quello che sta avvenendo intorno. Per questo vediamo come Antonio Cannone è riuscito a introdurre, anche insinuare un po' il tarlo della paura, forse, di quello che potrebbe accadere se il mondo continuasse a vivere in questo mondo così frenetico, senza fermarsi un attimo magari a vedere anche, che ne so, il piccolo fiore che spunta nel giardino, o magari fare attenzione al bimbo che gioca accanto, o parlarci anche col vicino, la persona che sta seduta in metropolitana accanto a noi. Quindi lascio la parola ad Antonio Cannone, che sicuramente saprà spiegare il perché di questo romanzo incentrato proprio sulla comunicazione e su questo problema, e come soprattutto ha sviluppato questa storia, di cui non voglio svelare oltre perché non sarebbe giusto per i futuri lettori. Grazie Danila. Allora, io intanto dico che fra poco arriverà anche l'editore di Città del Sole, Franco Arcidiaco, con Antonella Cuzzocrea, stanno arrivando, sono in procinto appunto di arrivare, portano anche qualche copia del libro naturalmente. Perfetto, Daniela prima ha spiegato un pochino, insomma, giustamente quello che è la storia, ma non si può dirla tutta, non per una questione, perché poi, come dire, non si compra il libro, non si può dirla tutta perché effettivamente non la sappiamo nemmeno noi, nel senso che cosa sono gli intrusi, cioè è perché io ho scelto questo titolo, gli intrusi, fascino mortale. Intanto gli intrusi siamo tutti noi, perché oggi siamo dominati da un potere mediatico che spesso ci fa vedere, ci fa credere quello che loro vogliono e noi non sappiamo. Il fascino mortale deriva intanto da una trovata, diciamo, del libro. Il libro, io ho fatto sceneggiatura cinematografica, quindi è chiaro che per raccontare questa storia di oggi, la storia di tutti noi che siamo aggrappati al cellulare, all'iPad, al computer, eccetera, avevo bisogno, diciamo così, di una trovata, che è quella di un romanzo, quindi di una storia. Una storia che parte dalla coppia che diceva prima bene Danila, questa coppia che è proiettata già comunque in anni abbastanza avanti, e tant'è che questa coppia che vive praticamente rintanata in casa, guarda solo la TV, accende il computer, eccetera, ad un certo punto scopre, per un meccanismo, insomma, che poi si può leggere nel libro, scopre che c'è un'organizzazione mondiale che si impossessa della pillola di lunga vita, perché intanto alcuni scienziati scoprono, diciamo, quello che è il sogno dell'uomo, cioè quello di vivere in eterno. Scoprendo questa cosa, ovviamente dicono: Madonna mia, che cosa ci è capitato? E quindi cercano l'amico Lucas, cercano altre cose per capire come poter salvare, diciamo così, l'umanità. È ovvio che è una metafora, quindi io mi sono servito di questa storia perché voglio raccontare attraverso questa metafora, attraverso i personaggi stessi del libro, il pericolo che noi tutti possiamo correre. Il pericolo qual è? È quello di concentrarsi solo su questo aspetto, quindi tutto il giorno stare su Facebook, tutto il giorno ci sono scene in cui ci sono delle famiglie, il marito sta da una parte, la moglie sta dall'altra parte, il bambino gioca con il tablet, eccetera. E sono cose che noi viviamo o no? Allora, questa è anche una denuncia anche contro il potere della comunicazione, dell'informazione, perché secondo il romanzo, quindi secondo, diciamo, la fantasia dell'autore, ma anche la storia, diciamo così, della sceneggiatura, questa organizzazione che si impossessa della pillola di lunga vita, ovviamente se la vuole tenere tutta quanta questa scoperta, non la vuole rendere nota a tutti noi. Allora qual è il mezzo, qual è il modo per annientare l'umanità?
e quindi restare praticamente questa organizzazione vuole restare da sola, è quello di utilizzare la tecnologia, quindi quella di utilizzare i mezzi che noi stessi utilizziamo, quindi il tablet, il computer, la televisione, eccetera, e quindi irradia un virus mortale da questi apparecchi. Ovviamente è sempre una metafora, sempre nella fantasia dell'autore, eccetera, che è un suono che si proietta quasi all'insaputa di chi sta tutto il giorno aggrappato al cellulare e cerca di annientare, diciamo così, l'umanità. Ecco, quindi la metafora di cui mi sono avvalso è questa qua, è quella. Ci sono tantissimi, ovviamente, tantissimi spunti, perché poi c'è l'incomunicabilità, nel senso che oggi non si parla più. C'è questa coppia che resiste ancora, riesce a fare l'amore in un mondo dove praticamente c'è l'arrivismo, bieco cinismo, c'è il potere che lotta per il potere. Quindi io ho voluto descrivere in questo libro proprio che cos'è il potere che non guarda in faccia niente e nessuno, pur di conquistare, diciamo, il potere sopra il potere, quindi impossessarsi di questa scoperta degli scienziati, per annientare, diciamo, il resto dell'umanità. Ma è ovviamente anche un'accusa contro la comunicazione, contro l'informazione, che ci fa vedere quello che vogliono, nel senso che noi spesso, vedete, noi siamo sempre attaccati a questo apparecchio, anche io quando ho scritto questo libro, per esempio, c'era mio figlio a casa che mi veniva attorno, piccolino, e mi diceva: ma papà, tu stai scrivendo una cosa su Facebook, sui mezzi, però stai sempre pure tu aggrappato a Facebook. Hai ragione, ha detto, perché io poi, tra l'altro, facendo il giornalista, quindi sono avendo un giornale online, facendo questo mestiere, è chiaro che si fa questo, quindi si è attaccati tutto il giorno lì. Ma era proprio per dire che forse non ci dovremmo interrogare per il fatto che siamo tutti i giorni attaccati a questo apparecchio. E da questo apparecchio noi su Facebook, per esempio, vediamo delle immagini terribili. Avete visto le immagini dell'ISIS, le teste mozzate, abbiamo visto, vediamo anche tante cose belle, per carità, vediamo il compleanno di nostro figlio, se vogliamo lo possiamo mettere su Facebook. Però ecco, tutta questa nostra attenzione che c'è oggi, che è indirizzata esclusivamente su questi aspetti della tecnologia così, diciamo, pervasiva nelle nostre vite. Allora, questo è un punto di domanda, è un punto interrogativo, no? Cioè, secondo me, ci dobbiamo interrogare, perché siamo, è come se fossimo, appunto, è come se noi facciamo parte di questo mondo, però allo stesso tempo io penso che sopra di noi c'è chi decide, quindi ecco, per questo siamo intrusi, perché facciamo parte di questo mondo, però effettivamente poi non contiamo molto, nel senso, noi l'abbiamo pure visto, perché poi ci sono dei collegamenti con la politica, con le realtà, uno poi va a leggere il libro e si fa ovviamente la sua opinione. Noi abbiamo visto quello che succede in Grecia, abbiamo visto questa storia dell'euro così pesante, ma insomma stiamo andando in una strada dritta che ci porta dove? Cioè, noi abbiamo visto che per la terza volta adesso l'Europa dà un prestito alla Grecia, ma secondo me è possibile che si possa risanare un debito miliardario? Cioè, è impossibile, secondo me, che una nazione riesca a risanare un debito endemico. Perché è endemico? Ecco, allora noi, mentre noi stiamo così il giorno a stare su Facebook, avendo anche i nostri problemi, la famiglia, il lavoro, eccetera, c'è qualcosa che a mio avviso ci sfugge, quel qualcosa che ci sfugge è contenuto, diciamo così, in quella che è la metafora di questa organizzazione che si vuole impossessare del mondo. Ecco, questa, diciamo, come prima valutazione che posso dare. Poi è chiaro che ci sono diverse sfaccettature che si possono approfondire, insomma. Grazie Antonio. Vabbè, sicuramente spezzo una lancia a favore di questo libro. Non è soltanto un romanzo dove si parla di questa totale astensione dalla realtà. Vi è anche comunque il lato umano, perché vediamo che all'interno di questo romanzo si sviluppano delle storie non solo dei primi tre personaggi che incontriamo nei primi due capitoli, ma anche successivamente. Chi sta persino all'interno di questa organizzazione ad un certo punto si rende conto forse del grande errore che si sta creando, perché immaginate, 15 persone vivranno per sempre, per dire un numero a caso, e poi tutto il resto muore. E cosa succede sulla Terra? 15 persone non penso starebbero molto larghe, per dire qualcosa proprio di banale, ma non solo,
cosa succederebbe a tutto l'apparato umano? Nel senso, non si potranno più fare figli, non si avrà un prosieguo del genere umano. Cosa esisterà poi? Il nulla. È come dire, sterminiamo totalmente la razza umana. Ciò non toglie che all'interno di questa organizzazione vediamo come anche persone esterne si infiltrano e vengono, tra virgolette, a sacrificarsi per la causa, nel senso evitare che queste persone, questi uomini, facciano esattamente quello che vogliono. Quindi tu hai comunque voluto mettere una nota umana, nel senso la speranza non muore in questo caso, è come un po' il vaso di Pandoro, scappa tutto tranne la speranza. Si apre il vaso, ma qualcosa c'è, quindi parliamo anche di questo, di come si arriva a vedere anche la speranza alla fine. Non è tutto nero, ma c'è una luce in fondo a questo tunnel. Sì, certo. La speranza è poi che, diciamo così, il capo dell'organizzazione in un certo senso si pente, anche qui si pente per una donna, perché quindi c'è questo aspetto che diceva lei, il lato umano, il lato dell'amore che poi insomma prevale, eccetera. Ma si vede che il potere ad un certo punto si interroga anch'esso. E ne viene fuori un quadro che è quello, diciamo, è un quadro, come dire, sistematico, nel senso che questa organizzazione che avanza e che cerca, come dire, di annientare, come dicevo prima, il genere umano, ad un certo punto si trova di fronte a delle persone che bene o male ragionano, perché poi ci sono, come dire, nel corso del libro, oltre alla coppia, c'è un prete che si interroga su cos'è Dio, su cos'è l'esistenza. Ci sono vari passaggi in cui c'è l'ateneo, in cui c'è il professore che parla, c'è il politico che dice che sta prendendo in giro i suoi interlocutori, e questo glielo fa notare il segretario, il suo portaborse, per dire. Ci sono tantissime sfaccettature in cui si vede praticamente comunque come tema centrale quello sempre comunque della comunicazione, del rapporto che c'è tra gli uomini, ed è una cosa che secondo me viene fuori e viene fuori contestualmente, diciamo così, in parallelo con quello che è appunto il potere che ci manipola, perché resta, diciamo, questo aspetto fondamentale, no? È quello, diciamo così, che il lato umano alla fine vince, è vero, però c'è sempre quel punto interrogativo in cui dice vabbè, però diciamo abbiamo, come dire, superato questo pericolo, perché diciamo il capo dell'organizzazione si è pentito. Però poi, per esempio, c'è la scena, diciamo così, finale, se possiamo dire così, visto che è una sceneggiatura e che potrebbe essere un film, c'è una scena finale in cui si vedono queste persone che escono, diciamo così, vincenti da questa avventura, che vanno ognuno per la propria strada. Lo stesso capo dell'organizzazione, che probabilmente anche la formula, no, del farmaco finisce lì, non si sa se poi, no? Ma questo voglio dire... Poi i finali dei libri sono tutti un po' particolari, perché l'autore spesso non è contento, spesso dice vabbè chissà come, però diciamo che la parte finale del libro è sempre quella cosa che lascia poi un punto interrogativo, ma diciamo che l'aspetto principale, l'aspetto fondante è questo qua della comunicazione, perché io quando ho pensato a questo libro in un primo momento, l'ho detto anche in un'altra occasione, avevo pensato al fascino, ecco, il fascino, perché noi siamo tutti quanti affascinati, diciamo, da questi strumenti e dalla tecnologia, avevo pensato al fascino della televisione, perché è uno strumento importante la televisione. Io che faccio TV, che sono giornalista, eccetera, so che alcune cose, secondo me, il potere mondiale o qualcosa che sta al di sopra di noi ce li nasconde, perché non tutto noi riusciamo a captare, perché la stessa storia, per esempio, delle Torri Gemelle, non si sa se sono crollate, perché sono crollate in quel modo, e c'è chi dice che hanno messo, insomma, delle carte, insomma. Io ci sono stato a New York in quella parte lì, e ci sono stato nel 2009 con il giornale,
per esempio, vi posso dire che non so se vi è capitato, ma è pazzesco che intorno a dove erano le due torri ci sono altri grattacieli che sono rimasti illesi. Cioè io, ma due torri che sono praticamente altissime, come fanno a crollare così? Cioè io non è una cosa che c'è, cioè, questo dubbio. Poi molti personaggi più autorevoli di me hanno scritto libri anche in America su questa cosa. Quindi questo per dire che la comunicazione e il potere spesso sono cose che nemmeno noi riusciamo a comprendere. Quindi è quello di stare attenti. Ecco, dicevo prima, il libro non aveva questo titolo, non era Gli intrusi, fascino mortale, era Il fascino mortale della TV. Perché questa TV, che l'avevo iniziato moltissimi anni fa, e poi diciamo nell'ultimo periodo, nel periodo di, da quando sono nati i social, ho messo dentro appunto anche questo aspetto dei social network. Perché c'è per esempio una canzone bellissima di Francesco De Gregorio, non so se la conoscete, che parla di stare attento a quello che dice la TV, che non sempre, no? Informazioni di Vincent si chiama, ed è un brano proprio su quello che ci dice quella scatola magica, ma che spesso non è tutto, non è tutta la verità che incontriamo sul nostro percorso, sul nostro stare su questa terra. E praticamente Gli intrusi poi è nato sempre perché, a parere mio ovviamente, siamo, ripeto, intrusi. Perché siamo intrusi? Perché decidono sempre gli altri. Cioè io porto sempre questo, cioè l'esempio di prima, il debito endemico che abbiamo noi stati che facciamo parte dell'Europa. Ma dico, è possibile che una nazione non può produrre, non può stamparsi moneta? Non è possibile, perché la dobbiamo pagare, la dobbiamo fittare. Cioè noi chiediamo in prestito dei soldi ad una banca, ma vi sembra possibile? Cioè io credo che questo sia, quindi questo è debito endemico, nel senso che è così. Ci hanno detto, voi state in questa Europa, in questa moneta, però i soldi ve li prestiamo. E che significa? E quindi se ve li prestiamo ovviamente voi ce li dovete ridare. Allora questa cosa è una catena che non finirà mai. Quindi ecco, questi aspetti che non c'entrano niente con il libro, nel senso proprio, perché non parlo di euro nel libro, assolutamente, però sono i personaggi del libro stesso che fanno riflettere sul mondo di oggi, nel senso che riflettiamo su queste cose per dire che la comunicazione oggi, i social, le TV eccetera, sono uno strumento così importante, così forte, che può distruggere una nazione, come la può rigenerare, come la può far vedere in maniera approssimativa. Noi abbiamo visto delle scene della Grecia in questi giorni che sinceramente sono rimasto molto sorpreso, perché ho detto, se una cosa di questa accadesse in Italia, giustamente tutte le cose che ci siamo chiesti, se io domani vado al banco ma te non posso prendere una lira, anzi un euro, perché c'è l'euro, allora uno si deve interrogare su queste cose. Allora il processo che c'è nel libro, negli intrusi, e che c'è nei personaggi, è un modo per far riflettere. Insomma, sono queste le cose che ovviamente portano poi a quelle cose che dicevamo prima sull'umanità, sulle persone che comunque poi cercano di vivere la vita come tutti quanti noi, ecco. Grazie Antonio per questa spiegazione molto chiara anche su questo che vuole essere il senso del libro. Cioè non toglie che comunque, come dicevi tu, un libro è di uno scrittore, e a volte, come dici tu, c'è questo spiraglio che si lascia, perché non sappiamo come finisce. Noi siamo in questo libro, si arriva a un punto, questo punto non viene superato, ma ciò non toglie che oggi o domani si possa superare di nuovo, nel senso, su questo precipizio ci rimaniamo, non torniamo indietro noi come umanità, tendiamo sempre a rimanere in bilico, quasi per voler rimanere, forse con questo dubbio, dice, facciamo il passo in avanti e cadiamo e non sappiamo dove finiamo, oppure restiamo qui. Indietro il passo non lo si fa praticamente mai. Quanto dicevi invece il fatto del libro, io sono dell'idea che un libro inizia con la prima pagina e finisce, ma il finale non preclude mai il fatto che ci sia un libro accoppiato accanto, nel senso che ci possa essere sempre un sequel. Quindi fondamentalmente pensi di poter dare anche
un seguito a questo libro. I personaggi sono rimasti lì, noi non sappiamo che fine faranno, non sappiamo i bambini se cresceranno e come cresceranno, non sappiamo cosa farà anche un personaggio che è un po' particolare, che lo svelo un po', è la veggente, una donna che appare e poi scompare nel nulla, nel senso che ad un certo punto non la ritroviamo più nella storia, però ha un punto molto focale all'interno di questa storia, perché è lei che forse guida. Cioè, c'è chi guida fisicamente questo manipolo di uomini che cerca di dare una svolta a questa vita, ma c'è qualcuno che trama, tra virgolette, nell'ombra, oltre a chi trama già nell'ombra, per deviare questo corso della storia, come se venisse non dall'alto questo potere, ma ancora più in alto. Sì, ci sono, ovviamente ci sono tantissimi personaggi, quindi questo qua della veggente che... diciamo che è un personaggio che è abbastanza importante, perché poi è vero che appare poco, però è quella che poi determina la scelta, no, del capo, diciamo, dell'organizzazione. È un sequel, non lo so, io invece penso, ovviamente non conoscendomi, io penso che questo possa essere invece un sequel del mio primo libro, dell'Anemone di Adone, che praticamente l'Anemone di Adone affrontava con il mito di Adone, ovviamente, per chi insomma conosce Adone e la storia del mito. Anche lì c'era l'aspetto che riguarda, per esempio, l'immortalità, nel senso che il mito rinasce e quindi lì rinasceva Adone nella storia di un fiore, quindi era... E anche lì c'era, per esempio, la rimozione dell'idea della morte nell'uomo moderno. Quindi, ecco, prendendo spunto un po', credo, inconsciamente dal primo lavoro, anche quella è stata una sceneggiatura che ha partecipato al premio Solinas nel 91, addirittura era arrivata alla finale del premio Piombino di Viareggio, che poi vinto da Vincenzo Cerami, che era lo sceneggiatore di Benigni. E il sequel, diciamo, è questo, nel senso che i personaggi sì, probabilmente poi si perdono, cioè poi voglio dire, uno scrittore secondo me, almeno io sono così, nel senso che io scrivo quando ho qualcosa da dire, come dire, non mi va di scrivere per scrivere, perché se uno non c'è nulla da dire secondo me non deve scrivere, perché probabilmente fa danno a se stesso e fa danno anche a chi legge se non scrive qualcosa di importante. I personaggi ci sono, ci potrebbe essere anche un sequel di questa storia, probabilmente c'è, nel senso che comunque è un sequel dell'altro libro ancora, perché chi scrive c'ha in mente magari un suo vissuto, no? Un suo vissuto umano, un suo vissuto intellettuale, eccetera. Però rimane, diciamo così, l'importanza anche del lavoro che uno fa in un determinato momento. Il nostro lavoro di giornalisti, di cronisti, di scrittori ci porta sempre a contatto con tantissime storie, con tantissima gente, e credo che poi sono quelle cose che determinano magari le scelte che uno può fare, insomma. Ma... questo sicuramente, ma vediamo come forse hai una visione un po' apocalittica del nostro futuro, parlando anche soltanto, anche riferendoci alla Grecia, di come potrebbe essere un giorno anche forse qui da noi o in qualunque paese dell'Europa, fondamentalmente, se non del mondo, come già sta accadendo. E soprattutto questa visione apocalittica, pensi possa essere vicina, nel senso che potremmo noi forse vederla, oppure no? Parliamo un po' di preveggenza a questo punto. Vabbè, io ovviamente spero di no. No, mi è fatto venire in mente con questa cosa. In un'altra presentazione del libro, qualcuno del pubblico, se volete potete fare delle domande, si è alzato per dire: ah, ma tu sei contro la tecnologia perché stai mettendo sotto accusa Facebook. Non è assolutamente così, perché non sto mettendo sotto accusa Facebook, anzi io sono il primo utilizzatore di Facebook, quindi non potrei mai farlo. Sto mettendo sotto accusa il modo di utilizzarlo, il modo di chi secondo me ci guarda e ci controlla su tutte le cose che noi facciamo. Noi comunque siamo, secondo me, quello che diceva Orwell, no? Il Grande Fratello,
Asimov, eccetera. Diciamo che quello è un po' lo spirito che anima anche gli intrusi, no? Questo, cioè il fatto che tu dicevi sentire apocalittico, eccetera, è perché vedi come va il mondo. Cioè, vedi come va il mondo e quindi pensi che potrebbe esserci questo rischio. Nel senso che è vero, oggi non ci sono le guerre, ma cioè, in tantissime parti del mondo ci sono, magari, però magari non corriamo il rischio della terza guerra mondiale, perché secondo me sarebbe da stupidi, da idioti, no? che le grandi potenze faccia, esatto. Però invece le grandi potenze invece ci manipolano e ci controllano con altri mezzi. Cioè oggi è cambiato il modo di chi ci manipola e chi ci controlla. Lo fa, invece di farlo direttamente con la guerra, lo può fare benissimo con altri mezzi. E quindi da qui che esce l'idea del virus che esce fuori dai computer, no? Ecco, l'idea che è possibile annientare il resto dell'umanità attraverso i mezzi tecnologici. Ovviamente è una metafora, perché può anche essere che un domani qualcuno riesca a inventare un virus che veramente esce dalla TV e ci uccide, no? o dal computer. Queste sono scoperte che noi non possiamo dire. Però è la metafora che mi serve in questo momento per dire il rischio che corriamo. Cioè il rischio che corriamo è quelle cose che abbiamo detto prima, e quindi l'alienazione, l'incomunicabilità, il fatto di stare aggrappati sempre al cellulare o al computer. E intanto però qualcosa accade intorno a noi, e spesso di quello che accade purtroppo non siamo consapevoli o non ci rendiamo conto. Grazie Antonio. Vorrei sapere se qualcuno dal pubblico vuole fare qualche domanda, anche perché vi assicuro che di spunti ce ne sono veramente tanti. Sì. Faccio la velina. Perfetto. Come mai? Noi siamo resti a parlare normalmente, poi andiamo su Facebook e raccontiamo tutto. Nasce un figlio, mettiamo la foto del figlio, c'è un compleanno, mettiamo faccio una torta, questo lo faccio pure io, la metto su Facebook. Però un limite a questo proprio non c'è. E poi quello che mi dà fastidio, sono al ristorante, coppia, ognuno che si guarda il suo tablet o il suo telefonino. Io certe volte lo dimentico a casa il telefonino, secondo me lo faccio inconsciamente, proprio sì, per non essere legati, perché siamo effettivamente legati. È utilissimo, perché io dovunque mi trovi io posso comunicare, quindi è utilissimo. Però l'uso che ne facciamo noi, e dipende secondo me anche da noi genitori questo, perché i ragazzini alla prima comunione il regalo che si fa è un telefonino. Dice, ma perché regali il telefonino? Perché così controllo mio figlio. Non è un ragionamento, secondo me, corretto. I miei figli, ho figli grandi, oh, l'hanno avuta alla laurea il telefonino. Forse è un po' esagerato. Grazie. Ha fatto bene a mio avviso, perché anch'io c'ho un bambino di 10 anni, ma non c'ha ancora il cellulare, non glielo do, i suoi amici ce l'hanno, gioca spesso col mio perché poi si scaricano insomma le app con i giochi eccetera. Però la signora ha detto una cosa importantissima, quello dell'educazione, i figli eccetera. A me con questo libro capita spesso che mi invitano per esempio nelle scuole, perché nella prima presentazione che ho fatto appena uscito a settembre dello scorso anno, c'erano insegnanti, c'era tantissima gente che diceva è un libro pedagogico, anche perché spesso insegnanti l'hanno trovato così importante, e spesso sono andato nelle scuole anche a parlare proprio delle cose che stava dicendo lei, dell'uso, dell'educazione che se ne fa, che il genitore deve dare da questo punto di vista. Certo, è chiaro che poi magari se non ce l'ha mio figlio ce l'ha un altro a scuola, e magari non so se l'altro bambino sarà su Facebook o no, ma comunque ci potrebbe anche arrivare. Però io ho detto per esempio a mio figlio di fare molta attenzione su queste cose, e fino ad oggi insomma riesco ad essere un buon padre, però ovviamente poi sono aspetti importanti che si devono comunque curare. È coinvolgente, è una droga. Cioè, se riesce a tirare
quello che può fare il suo ragazzino che si sta trovando. Sì. Esatto, sì. Ma l'aspetto, io intanto saluto Franco Arcidevo che è arrivato, che è l'editore di Città del Sole. È importante questo aspetto perché sempre partendo, diciamo così, dai personaggi del libro, dalla storia che è una metafora, eccetera, qual è l'altro messaggio che cerco in maniera umile, diciamo così, di lanciare? È quello che oggi comunque ci rivolgiamo a internet, qualsiasi cosa, andiamo su Google, mio figlio fa, devo fare una ricerca, no, gli ho detto un attimo, invece di andare su Google possiamo pensare se troviamo questa informazione che tu desideri sulla vecchia enciclopedia, sul dizionario, non so, qualcosa che ti serve, si va subito lì e quindi siamo così, cioè per qualsiasi cosa utilizziamo il cellulare, il computer, il tablet, eccetera. E quindi là, diciamo che il messaggio del libro è proprio questo, è quello che c'è questa, siamo drogati probabilmente, non so questo il termine se si può dire, e quindi c'è il rischio che un potere più alto di noi, o comunque il potere di oggi, che come dicevo non è che sappiamo veramente come stanno le cose, quindi è il potere che ci può manipolare proprio attraverso questi mezzi che noi usiamo tutti i giorni. Signora, signora. Solo questo lo volevo dire. Quello che noi leggiamo, sì, pure per me è semplice, è più facile, voglio sapere di una pianta, vado su internet e riesco subito a trovarla. Però il più delle volte, se voglio sapere altre cose e vado a sentire, non lo so se è corretto quello che sento. Enciclopedia online. Fondamentalmente ognuno la potrebbe aggiornare, io potrei svegliarmi una mattina e dire che una qualunque parola in realtà significa tutt'altra cosa. Una parola come può essere, che ne so, anche spiegare il perché succede una determinata cosa o perché ci sono le macchie solari. Io mi sveglio la mattina e decido di aggiornare quella voce. Io lo potrei fare. Io, che magari ho una conoscenza tra virgolette limitata del computer, uno che magari è un po' più bravo decide di fare un pastrocchio di qualche notizia, ce lo infila lì, il bambino che va tranquillamente scarica quella è la ricerca che lui ha fatto, per dire una stupidaggine. Che sia non appropriato, sì, no, ma... Sì, quello era un esempio giusto, che poi si aggiunge, sì, che poi, però fondamentalmente il sistema sarebbe quello, chiunque potrebbe scrivere, potrei aprirmi un blog, io scrivo quello che voglio, magari una persona lo apre e pensa che un bambino fondamentalmente lui mette una parola di ricerca, se non è ben seguito arriva a questo blog, pensa che quella sia una ricerca bella e fatta o un tema già pronto per scuola o qualunque cosa. Bambino come un qualunque ragazzo che magari non ha la capacità di discernere cosa possa essere corretto, cosa possa essere meno corretto fondamentalmente. Non è un libro. Un libro si sa che per quanto si possa scrivere di tutto in un libro, poi giustamente è l'autore che ci mette il nome e quindi ci mette anche tra virgolette la faccia, però è un libro, nel senso lo apri, c'è qualcuno che sta dietro, un editore, qualcuno che comunque controlla quello che si va a scrivere. Io sono quella per cui se devi fare una ricerca puoi andare tranquillamente in biblioteca, ti siedi, apri i libri e senti l'odore della carta. Sono qua. Quando qualcuno mi manda, sai, ti mando questo libro in PDF? No, mandamelo cartaceo, io non sopporto dover leggere con l'iPad in mano, perché non mi piace sfogliare, metterci l'orecchietta mentre lascio il segno. Quando finisce. Cioè questo è tanto altro, il problema è riuscire ad un certo punto a dire basta. C'è una vita e c'è un'altra vita. C'è una vita finta a questo punto, è quello che vuole comunque dire questo libro. C'è una vita fantasiosa, dove, più giocosa tra virgolette, dove si fa la foto a quello che si sta mangiando al ristorante, insieme agli amici, dove si collezionano i ricordi di una serata con gli amici, ma c'è quello che in verità è una bella chiacchierata tu per tu con una persona che non te la può ricordare di sicuro la foto o il giochino davanti al cellulare. L'importante è appunto questo però giustamente è parlare, c'è chi lo crede possibile e chi comunque ancora non ha la capacità o non vuole comunque distaccarsi da questa che potrebbe essere. C'è gente che purtroppo ci vive all'interno perché non crede di avere una vita all'esterno
Purtroppo si rifugia in un mondo fantastico a questo punto, favolistico, se così lo si può chiamare, dove una realtà è soltanto un mini me, il classico praticamente avatar, si crea un piccolo personaggio e vive una vita in questi videogiochi. Anche i bambini purtroppo cosa si dà? Crea il tuo personaggio e fai una vita parallela. Cioè, tu a un bambino gli stai dicendo, invece di andare a giocare, manda il tuo personaggino a giocare al parco. Cioè, manda il bambino. Però purtroppo anche i genitori compriamo questi videogiochi, ma non che sia un errore comprare videogiochi, forse è un errore non far capire ai bambini o a chiunque altro ad un certo punto, questo è un videogioco però, poi cioè, ad un certo punto tu smetti di giocare e c'è qualcos'altro fuori, c'è il compagnetto di scuola con cui puoi fare i compiti e la ricerca insieme. Falla anche su internet, però confrontati, non ognuno fa la sua ricerca, stampa il suo foglietto e lo dà alla maestra. E questo è quello che si fa. No, diciamo che questo aspetto c'è anche nel libro, perché ad un certo punto ci sono delle famiglie, no? Nel libro, insomma, quello che dicevi prima. E poi c'è anche, stranamente, due bambini giocano e trovano così un residuo quasi archeologico, che è un trenino. Un treno di quelli, insomma, di legno addirittura, quindi una cosa, probabilmente un mio ricordo dell'infanzia sicuramente. E quindi ecco, questo per dire, sempre attraverso la metafora del libro, che poi fondamentalmente c'è quel piccolo spiraglio di cose, diciamo così, ancora che si possono respirare, anche uscire per strada. Cioè io non vedo più bambini che, insomma, sono per strada. C'è una grandissima difficoltà, vabbè che diciamo oggi diciamo, i tempi sono cambiati, come si dice, no? Un tempo io giocavo per strada a pallone, oggi non vedo più nessun bambino, almeno diciamo nella mia città, mio figlio stesso, altri bambini sono attaccati al computer, alla TV eccetera, ecco questo modo diciamo così è come dire mettere l'accento sulla società che stiamo costruendo o che ci stanno imponendo, perché allora l'interrogativo del libro, che vuole lasciare questo interrogativo appunto il libro, è quello di ma ce la stiamo facendo veramente, no? Cioè, noi siamo consapevoli della società in cui siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, cioè le nostre scelte davvero le facciamo noi o ce le impongono altre? Quindi ecco il titolo, gli intrusi, nel senso che siamo qui, però io mi sento uno che un intruso che guarda quello che dice sempre, resta quello che dice Renzi sul governo, ma io addirittura lo devo apprendere da un Twitter. Quindi anche il modo della comunicazione oggi, tornando al fatto che abbiamo accennato prima della comunicazione, così come è cambiata la TV, eccetera. Oggi un Presidente del Consiglio su Twitter dice ho approvato una legge, cioè oggi apprendiamo questo. E quindi c'era il comunicato stampa che c'è magari adesso, ma cambia lo stesso modo dell'informazione. Quando quel signore mi diceva l'altra volta in un'altra presentazione, ma lei è contro la tecnologia, Facebook, eccetera, ho detto non è così, nel senso che io non sono, cioè non è un Jacques contro Facebook, anzi diceva eccetera, io ci lavoro con Facebook eccetera, siamo sempre su Facebook. A volte le notizie arrivano, ormai la notizia, oggi la notizia, la TV, i giornali, soprattutto quelli cartacei, sono in crisi perché? Perché sono bruciati dal sito online, ed è chiaro, no? Oggi, in questo momento, alle 8:10, alle 20:10 succede una qualsiasi cosa, dopo un minuto è già su Facebook, quindi è già sul sito che sul sito online che si posta su Facebook, no? Perché ormai c'è questa cosa, tutti i siti online hanno il profilo Facebook, la pagina, quindi immediatamente siamo su Facebook che guardiamo, quindi non c'è nemmeno più bisogno di andare sul sito Il Mattino, Il Lamettino, Il Reggio.it, ti arriva già su Facebook, mentre tu scorri Facebook c'hai già la notizia, quindi il giorno dopo il giornale, io parlo con tantissimi edicolanti, Franco sa benissimo la nostra storia, noi veniamo dal cartaceo, ho lavorato tantissimi anni ai giornali, i giornali sono in crisi. E perché sono? Io parlo con gli edicolanti la mattina e dico, Antonio, non si vende niente, se non c'è la grande, nemmeno quella più porta, perché il giornale online te l'ha già dato il giorno prima, che ha messo la foto, ha messo l'incidente, ha messo la notizia questa,
il giorno dopo non c'è più. Allora è cambiato completamente il modo di fare comunicazione, quindi anche diciamo, questo libro parla anche di questi aspetti, e quindi ci dobbiamo interrogare su quello che succede, ma è anche una, come dire, una domanda che si pone a chi fa informazione e che tipo di informazione fa. Grazie Antonio, ci sono altri interventi? Grazie, intanto scusate il ritardo, ma abbiamo fatto un po' di casini nelle strade. Sì, io insomma entro subito nell'argomento perché, come dice bene Antonio, veniamo comunque, siamo entrambi reduci dal mondo della carta stampata, quindi siamo quelli dall'altro che viviamo ormai. Ah sì. Che viviamo ormai con l'incubo da 20 anni circa, l'incubo di questa fatidica data che dovrebbe essere il 2023, e sarebbe l'anno in cui dovrebbe uscire l'ultima copia del New York Times, no? A parte che, voglio dire, in America già il New York Times non legge nessuno da parecchi anni, perché noi viviamo in questo mito New York Times, Washington Post, eccetera, poi in America invece hanno già scoperto un sistema già da parecchi anni molto più efficace del nostro, nel senso che là ci sono i giornali provinciali, ogni provincia c'ha la sua bella testata che magari ancora riesce a penetrare, insomma, tra la gente. Però in realtà quello che io mi sono inserito un po' in ritardo, però ho capito quali sono i temi, poi conosco anche il libro, quindi il tema poi alla fine stringi al di là poi di quello che può essere, voglio dire, il tessuto narrativo del libro, però stringi, il tema è questo appunto dell'epoca digitale che stiamo vivendo, e noi, mi pare che nessuno dei presenti si può annoverare tra i nativi digitali, quindi immagino che siamo tutti alle prese con questo problema. Io, pur essendo un uomo di carta stampata, pur essendo un editore di libri, pur essendo un giornalista, devo dire che per quanto mi riguarda ormai gli organi di stampa principali sono Facebook e Twitter, perché come ha ben detto Antonio non è tanto il rischio di stare lì dietro a leggere le scemenze di quello che mette la tazzina col cuoricino o le cose, però poi alla fine quello che conta è che su Facebook passano le informazioni che vengono tratte dai principali siti. Per cui, voglio dire, tu basta entrare su Twitter una mattina, su Facebook, e già hai una rassegna stampa di tutto quello che si scrive. Io stesso, che fino a qualche anno addietro chiedevo spesso ospitalità ai direttori degli amici dei giornali quotidiani per pubblicare le mie cose, sia di politica che di cultura, ormai non posso più, non riesco più a vivere la frustrazione di sapere che se io pubblico un mio articolo sulle pagine culturali del quotidiano, se va bene lo leggono 150-200 persone, mentre se lo pubblico su Facebook so che sicuramente vanno nell'ordine di migliaia di persone. Quindi è quello il ragionamento. Per cui possiamo rimpiangere quanto vogliamo l'era digitale, l'era analogica, possiamo dire tutto quello che vogliamo, vivere di nostalgia, però se vogliamo stare sulla notizia, se vogliamo comunicare, se vogliamo nutrirci delle informazioni degli altri, dobbiamo per forza di cose confrontarci con questo mondo. Questo mondo che poi internet è la vita, voglio dire, cioè i nostri ragazzi possono fare brutti incontri camminando per strada e possono fare brutti incontri navigando su internet, cioè è esattamente la stessa cosa, bisogna comunque che ci sia la consapevolezza. Poi i ragazzi, cioè a me la cosa che mi piace di meno del mondo digitale non è tanto questo, perché comunque è indispensabile, è utilissimo, cioè andare su Google ormai, cioè come, che fai se non vai su Google? Abbiamo tutti a casa la nostra brava Treccani che non l'apriamo ormai da tempo immemorabile, però in tempo reale io vado su Google, ma magari posso cercare anche la Treccani su Google, voglio dire. Ma a me invece la cosa che mi sconvolge non è questo, la cosa che mi sconvolge invece è la solitudine che si crea, come parlavi prima tu, nei rapporti interpersonali. Perché a me l'altro giorno andare a colazione in un pub del centro di Reggio Calabria e vedere nel tavolo a fianco due ragazzi, entrambi adolescenti, che praticamente stavano lì zitti, ognuno dei due si guardava il suo smartphone e non si sono rivolti una parola per 2 o 3 ore, francamente è una cosa che mi ha un po' sconvolto. La stessa cosa che vedete nelle stazioni, nelle sale d'aspetto, sugli autobus, sui treni. E questo, allora, ecco, su questo forse dovremmo fare una riflessione e capire quali possono essere le cose. Per quanto riguarda invece tutto quello che passa sulla rete e tutto quello che passa nella vita, ripeto, anche la stessa preoccupazione che lei diceva di Wikipedia. Io ho fatto moltissime modifiche su Wikipedia, però quando fai le modifiche tu comunque non le fai anonime, devi mettere il tuo nome, e quindi io insomma lo utilizzo in modo virtuoso, però ho notato che effettivamente
Non c'è sto pericolo, perché sono pochi i folli che vanno a modificare, voglio dire, la voce di Antelighieri, piuttosto che... anche perché comunque c'è un controllo da parte della direzione di Wikipedia che mette a riparo da queste cose, cioè è difficilissimo trovare degli svarioni significativi, voglio dire, eccetera. Poi, ripeto, uno deve sapere quello che va a cercare, insomma, se ci sono i siti dei quotidiani più importanti, ci sono i siti delle case editrici più importanti che sono affidabilissimi e attendibili, quindi secondo me, insomma, questo... Va bene, io vi ringrazio dell'ospitalità, magari mi riservo nell'ambito di ulteriori stimoli che possono arrivare dal pubblico eventualmente di intervenire ancora. Sì, io volevo aggiungere una cosa appunto su Wikipedia, stavo per prendere la parola e il signore mi ha preceduto. È vero che ci sono dei sistemi di controllo ed è vero che anche alcune voci sono chiuse ad esempio, quindi non è possibile modificarle tanto facilmente. È anche vero però, come hanno mostrato i Wuming, che ci sono ad esempio a livello di storia nazionale delle falsificazioni, delle modificazioni neofasciste delle voci di Wikipedia, quindi voglio dire è possibile anche, e secondo me appunto come diceva l'autore l'importante è la consapevolezza, cioè sapere che cosa stiamo usando, come lo stiamo usando, come va usato, quali sono le conseguenze di un uso non opportuno. Grazie. Chiedere all'autore, diciamo sì, perché ovviamente diciamo, essendo in una veste duplice di autore e giornalista, allora nel libro lei ha parlato di in qualche maniera del fatto di voler stimolare ad avere maggiore consapevolezza, però nella sua vita professionale lei ha individuato diciamo delle strategie, dei sistemi per come dire, esercitarla questa consapevolezza, acquisirla, perché per esempio su Facebook a me la cosa che preoccupa di più è che girino delle bufale che vengono credute come cose vere. Anche diciamo, come dire, anche cose veramente che offendono proprio un senso critico minimo. Allora questo mi chiedo, cioè come si può fare anche nel mondo adulto, perché io sui ragazzi ho molta fiducia invece, cioè io penso che l'educazione diciamo in generale possa affiancando vari strumenti poi no, possa permettere, e credo che i ragazzi siano figli comunque come dire appartengono alla loro generazione, non gli voglio demonizzare degli strumenti che loro usano, e ho fiducia che forse li sappiano persino usare meglio di noi. Quello che mi preoccupa, quindi genitore e da io mi occupo di letteratura per l'infanzia, quello che diciamo mi perplime è che spesso invece ci sia un ruolo, diciamo il genitore abdichi, e quindi in qualche maniera, come per la mia generazione è stata la televisione, no? Per cui mettere un bambino davanti alla televisione ti fa fare delle cose per te, no? Allora questo adesso è sostituito da, però è sempre la solita storia, cioè o tu lo fai il genitore davvero, quindi non abdichi al tuo ruolo, e quindi non è che il fatto che ci sia più tecnologia, come dire, è una vocazione che c'è e bisogna avere un senso di responsabilità rispetto insomma, ai propri figli quando si mettono al mondo, però ecco, non credo che sia la tecnologia che ce li ruba, siamo noi che dobbiamo appropriarci, essere consapevoli del nostro ruolo ed esercitarlo. Quindi il bambino, se al bambino vengono proposte varie cose, il bambino le usa, che può essere la lettura, appunto un videogioco, un'app, non ho paura di questo, però appunto penso che il ruolo centrale rimanga quello del genitore. Quindi su questo diciamo non ho ansia, però invece mi chiedo sugli adulti, io è questo che mi preoccupa di più, perché poi le scelte politiche, chi mettiamo al governo, questi sono gli adulti, cioè sono persone adulte, responsabili, no? che si lasciano fregare, fra virgolette. Allora, lei che è un giornalista, lei ha individuato delle strategie e anche un sistema, come dire, una deontologia, no? Una correttezza nel dire ma questa che notizia è, ma io che sto dicendo alle persone? Ecco, questa era... No, sicuramente questo è diciamo, l'aspetto più giornalistico che mi riguarda. Guardi, noi in questi anni, non so se è una cosa positiva o negativa, glielo dico pure a Franco e alla collega, ci stanno diciamo così, imponendo di fare dei corsi di formazione come giornalisti. Quindi, per esempio, sono stato 3-4 settimane fa, non ieri, avantieri, 3-4 settimane fa è stato ospite a Catanzaro Luciano Violante, quindi presidente emerito della Camera, eccetera,
che diceva una cosa che a me ha colpito tantissimo. Diceva, parlo a voi giornalisti perché dovete insomma stare attenti a quello che scrivete, perché arrestano un tipo, lo mettete in prima pagina, grande titolo, arrestato. Se questo tipo dopo qualche tempo viene assolto, la notizia è, se c'è, è in una parte piccolissima del giornale. Ma questo è un fatto, diciamo, che noi lo sapevamo. Ecco, quindi, però questa cosa qua a me personalmente mi ha dato sempre fastidio come giornalista. Quindi, cioè, io non c'ho una ricetta, francamente, non ce l'ho, se non quella della mia coscienza, della mia deontologia, mia, non so se è della deontologia della professione, ma è la mia, perché io penso, per esempio, come il fatto che lei prima giustamente diceva, ma i bambini comunque se c'hanno Facebook lo usano, siamo noi che dobbiamo, eccetera, se c'hanno una cosa, se c'è Facebook in questo momento, sono perfettamente d'accordo, cioè non è che noi, la nostra epoca era migliore, assolutamente, cioè, io penso quello. Io amo tantissimo Fabrizio De André, per me l'ho conosciuto, è stato per me una persona stupenda. Fabrizio diceva, ma non è che noi dobbiamo sempre dire la nostra epoca è la migliore, basta, diciamo, storicizzare in quel momento l'epoca, che può essere che quella di oggi è sicuramente migliore della nostra o quella ancora prima, no? Quindi, ecco, io in questo momento lei mi ha fatto una domanda veramente come dire, importante, ma io non c'ho una ricetta se non quella, come vi dico, della mia coscienza, della mia deontologia, e se non quella di aver scritto in questo momento della mia vita questo che è il mio quinto libro, per dire queste cose qua. Io mi sento in questo momento della mia vita un intruso, nel senso che non so quello che sta avvenendo sopra di me, non posso nemmeno controllarlo, perché probabilmente una volta c'era, diciamo così, c'erano i partiti, ma io ho fatto anche politica quando ero piccolo, ho militato, ma c'era discussione nei partiti, ci si incontrava, si parlava, si diceva le cose in faccia, c'era ragione. Oggi non c'è più, oggi c'è il leader che fa tutto lui, non c'è discussione. Ecco, già per esempio per me questa cosa è un limite, perché io non so chi è il mio interlocutore, che cosa dire, con chi parlare, eccetera, se non filtrato attraverso questi mezzi di cui stiamo parlando. Quindi dobbiamo semplicemente cercare, come dire, sforzarci di essere dei buoni genitori. Questo qua è una ricetta, secondo me, che è la cosa principale. Grazie Antonio. Qualche altro intervento? Nessuno. Mi sembrava che abbiamo esplicato diversi argomenti, siamo un po' forse impelagati un po' troppo su Facebook e su qualche problema, ma giustamente se è quello che ci porta questo libro anche a pensare, ben venga. Fondamentalmente è un messaggio sulla comunicazione in genere, ma se ci fa porre dei dubbi e comunque pensare ad altre cose, questo fa. Ringraziamo Antonio Cannone, ringraziamo la Libreria Il Pensiero Meridiano per aver creato questo evento, e ringrazio naturalmente tutto il pubblico che ha corso e anche per gli interventi. Grazie a tutti.